Noi siamo qui perché dopo tante false promesse da parte dell'amministrazione tutta non è stata trovata una soluzione adeguata per i nostri figli, cioè i nostri figli da oggi pomeriggio dovrebbero iniziare i doppi turni con tutto quello che questo comporta. Cosa comporta? Innanzitutto i nostri ragazzi vengono fuori da 2 anni di pandemia per cui sono stati privati dei rapporti sociali anche con i loro coetanei. Andando a scuola il pomeriggio saranno nuovamente privati di questa socialità. Non dimentichiamo nemmeno il fatto che molti dei nostri ragazzi partecipano a delle attività extracurriculari, che possono essere corsi di lingua o la partecipazione anche ad attività sportive anche non agonistiche. Frequentando le lezioni di pomeriggio tutto questo verrà vanificato. A questo si aggiunge il fatto che molti di noi mamme lavoriamo, quindi i ragazzini saranno costretti a rimanere a casa la mattina da soli, mangiare qualcosa così alla buona e recarsi autonomamente a scuola. La scuola che non è più ovviamente la Franchetti, ma le aule sono dislocate nel territorio, tra cui una, quella che è stata assegnata a mia figlia, a Brancaccio, con difficoltà anche di raggiungimento della sede. Quindi noi siamo qui perché siamo arrabbiati, indignati, perché non c'è stato un interesse a trovare quelle 7 aule che mancavano, perché 14 aule sono state trovate qui nella nostra circoscrizione, le altre pure però siamo costretti ad andare a doppio turno, quindi con una maggiore difficoltà da parte delle famiglie. Quindi questo è il motivo per cui siamo qui. Voglio aggiungere soltanto che tutto questo sacrificio che stanno facendo i nostri figli neanche usufruiranno di questa scuola, perché comunque quando finiranno i lavori i nostri figli forse saranno alle superiori, quindi non solo abbiamo avuto il danno, stiamo facendo i sacrifici, ancora ce ne chiedono e non so se ci fermiamo qui, e poi oltretutto non entreranno più in questa scuola, quindi penso che più di questo non ci possono chiedere. Io ho mio figlio che non deambula bene, deve fare un ciclo di fisioterapia e siamo in possibilità di andarci perché con i turni di pomeriggio. Non lo so, non so cosa pensare, richieste, email fatte alla signora preside, ma dice che cambiare tutto l'orario sarebbe stato come scalare una montagna e quindi siamo in attesa.